Buongiorno dalla redazione di Infofermo. Oggi sabato 9 novembre 2013 partiamo con il Messaggero per la nostra rassegna stampa. Al centro della pagina ancora la questione della provincia. Provincia nuova chance, Cesetti chiama spacca. Il pronunciamento della Corte dei Conti ridà fiato alle speranze. La Corte dei Conti boccia il disegno di legge, svuota province del ministro Dellerio. Esulta Lumpi, ma restano le incognite sull'esito della discussione in Parlamento prevista per il 25 novembre, dove il DDL. Intanto il presidente Fabrizio Cesetti chiama a raccolta sindaci e associazioni di categoria. Adesso andiamo a vedere l'altra notizia. Ci sono moltissimi furti per quanto riguarda la zona del Fermano della provincia di Fermo e quindi la notizia viene da Servigliano, comitati di quartiere per ridurre i furti. Andiamo all'evento che si terrà tra pochi giorni, il Palio dei Comuni sarà trasmesso in Cina, appuntamento fissato all'Ippodrom, favorito ancora Mark Grace SM, quindi il Comune di Fermo avrà ancora lo stesso cavallo dello scorso anno, lo stesso Fantino. Il fatto di cronaca, accoltellato dal racket della droga è grave, è successo a Sant'Elpidio a Mare, una spedizione punitiva di violenza inaudita, l'altra sera si è consumata all'interno di un'abitazione elpidiense. Un altro fatto di cronaca, a Porto San Giorgio questa volta, scippo violento ad anziana, due giovani in manette e appena neo diciottenne aggredisce con un complice una donna per rubarle la borsetta. Sono ai domiciliari. Per quanto riguarda la segreteria del PD, segreteria provinciale PD, è il giorno di Paolo Nicolai e quindi con 133 voti di scarto Paolo Nicolai è il nuovo segretario provinciale del Partito Democratico. Passiamo a vedere il Corriere Adriatico, ancora i divieti davanti al comune aprono la pagina di fermo del Corriere Adriatico, braccio di ferro per i divieti, illegale di residenti e commercianti di Corso Cavour, attacca il sindaco Brambatti, non si possono elevare le sanzioni e quindi continua la protesta. E ancora un'altra vicenda che vediamo già da diversi giorni, quella di Via Respighi. Via Respighi serve chiarezza e crepe in maggioranza. Il circolo cittadino di Sel chiede al comune trasparenza e quindi anche all'interno della maggioranza c'è volontà di fare chiarezza. Per quanto riguarda la cultura, premio Volponi pronto a partire. Oggi la presentazione a Bologna dell'evento dedicato ai libri e il direttore artistico è Ferracuti, in giuria anche Capodaglio, Raffaeli e Zinato. Vediamo sempre il Palio dei Comuni, Palio Fermo non cambia, stessi portacolori dello scorso anno per l'attesa sfida tra i comuni. Dopo il successo dello scorso anno saranno ancora Mark Grace SM e Roberto Andreghetti i portacolori di Fermo al Palio dei Comuni che si terrà il prossimo 24 novembre all'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio. E troviamo per quanto riguarda Porto San Giorgio una speciale visita al porto, i giovani disabili di Amandola, ospiti della Guardia Costiera. E quindi una bella giornata insieme a Porto San Giorgio. Parliamo di Nicolai e della presidenza appunto del PD, del nuovo segretario. Voglio un partito più inclusivo. Oggi la proclamazione del nuovo segretario PD, Nicolai. Primarie, non ho ancora deciso chi votare. E quindi vediamo che appunto è Nicolai il nuovo segretario e il fatto di cronaca da Porto San Giorgio via 20 settembre, scippatori finiscono nel sacco, fanno cadere un'anziana e le rubano la borsetta, inseguiti e presi dai carabinieri. L'anziana signora è tornata a casa dopo le prime cure prestate nel pronto soccorso di Fermo, per fortuna grandi ferite non ne ha riportate nell'aggressione. La prognosi dei medici è stata quindi di 10 giorni, invece il giovane neo maggiorenne non è stato proprio un bel modo di festeggiare la maggiore età. Ridotto in fin di vita da un comando, il fatto di cronaca che abbiamo già visto dal Messaggero, violenta esecuzione nel mondo della droga, erano quattro armati di pistole e coltelli. E quindi è successo a Sant'Elpidio a Mare, è stata un'azione fulminea dentro un'abitazione e un tunisino di 31 anni è ricoverato ora in gravi condizioni all'ospedale Torrette di Ancona dopo una notte di passione all'ospedale Murri di Fermo. Un altro fatto, la finta assistente sociale che truffa le nonnine, a Lucio un'anziana signora raggirata e derubata di due anelli, in sequenza altri due casi sempre nella frazione Lungotenna.
A Montegranaro c'è il commissario prefettizio che vuole rifare i conti. Lo stato di salute del comune Janieri ha convocato una conferenza dei servizi. Per quanto riguarda la piccola e media impresa Day 2013, l'invasione degli studenti fermani e sono 1200 gli alunni che visiteranno 24 aziende locali su iniziativa di Confindustria. Passiamo ora a vedere il resto del Carlino. Stanchi dei furti e di avere paura, nascono i comitati di vigilanza. Prime reazioni dei cittadini sostenuti dai loro sindaci. Inizia Servigliano, ma anche gli altri comuni si armano. E quindi andiamo a vedere appunto questa notizia che avevamo già visto negli altri quotidiani, ma il Carlino dedica due pagine. Poi c'è anche un'altra notizia collaterale. Asci sono bande di pendolari, la tattica è sempre la stessa, i cittadini collaborino ma non devono correre rischi, perché i furti sono stati molti negli ultimi tempi. La questione del lavoro, ci costituiamo parte civile per avere sentenze esemplari e tutelare le famiglie, e quindi questo è il caso del segretario della CGIL, De Grazia, spiega la presenza della CGIL nel processo per la morte di Clementi. E quindi abbiamo visto il processo appunto nei giorni scorsi per la morte dell'operaio che avvenne a Campiglione. Studenti record nelle aziende, Confindustria Cardinali, 1200 visiteranno 24 realtà produttive. La stessa notizia trovata prima. Via Respighi, anche se vuole chiarezza, se è necessario annullino i permessi. Muraglia spropositata e volumi interrati, come è stato possibile? Quindi questo è quello che chiede appunto SEL a Fermo. Rotonda Fortuna annuncia breve il nuovo bando, non ci sarà alcun ritardo, e quindi l'assessore Fortuna parla del bando di affidamento della manutenzione e della valorizzazione della rotatoria all'uscita dell'autostrada, che rimane un'area incolta e selvaggia. Scelto Mark Grace, SM Fermo ancora favorito. Per quanto riguarda il Palio dei Comuni, città protagonista di tutti gli eventi. E quindi sarà appunto il cavallo dello scorso anno, Mark Grace, con lo stesso Fantino a portare i colori di Fermo, pronti a battere ogni record con il cavallo italiano più forte, vigilia con cena della Giubba. Sarà il 24 appunto novembre, si correrà il Palio dei Comuni. A Porto San Giorgio il fatto di cronaca, qui viene sottolineata l'età insomma del rapinatore. Per festeggiare 18 anni rapinano una donna, Romena aggredita e derubata in via 20 settembre, due ragazzi arrestati dai carabinieri e quindi sono ai domiciliari. Ancora la vicenda di Viale Cavallo. Lotti, Agostini vuole sapere chi ha denunciato Capodarca, il calvario di Viale Cavallotti, manifesti nel mirino, scatta un'interrogazione al sindaco, e quindi ancora braccio di ferro tra il consigliere di minoranza e il sindaco Loira. Porto Sant'Elpidio, spedizione punitiva, giovane accoltellato in casa, aggredito nella notte da quattro persone, è grave, regolamento dei conti per droga. Quindi questo commando che abbiamo già visto negli altri giornali. E per l'ultima notizia andiamo a Sant'Elpidio a Mare, convenzione per il centro giovanile, poi lavori a tempo record. E Mister Tots accelera, aiuti anche alle associazioni del territorio, quindi il centro sociale che sorgerà con i fondi e per volontà di Diego Della Valle. Era questa l'ultima notizia della rassegna stampa di oggi di Infofermo. Vi diamo appuntamento a lunedì.